L'amore, come insegna la magistrale favola, l'Occidente non ha avuto grandi favole, forse la più grande è quella di Amore e Psiche. Eros, il signore del mondo, sceglie la più bella di tutte le donne e la fa impazzire. Ha un patto però, che lei non veda mai il suo volto. Quando mi innamoro, non mi sto innamorando di lei e lei non si sta innamorando di me. Mi sto innamorando di un'energia che attraverso di lei ritrovo dentro di me. Quindi mi sto innamorando di questa energia. È questa energia che decide, non io. Quando dici ero sposata, non volevo, è accaduto, è accaduto. E quando accade, sei entrato in un regno dove non c'è il tempo, quindi non puoi stabilire quanto deve durare e quando deve finire. Bachelard, che conosceva il problema come nessuno, dice che esistono due tipi di amore. L'amore del focolare, che è l'amore matrimoniale, dove tutto diventa la brace che emette un calore uniforme. Ma poi c'è l'amore della fiamma, la passione, che non dura, non dura. O meglio, dura se entrambi hanno il coraggio di sapere che non è fatta per diventare relazione statica, fissa. Ci piaccia o no, perché l'amore duri deve essere l'amore del focolare. La fiamma ha altri codici. Allora, quando la fiamma divampa, il nostro io è smarrito, capisci? Quindi Quindi bisogna che accetto questo smarrimento, che la smetto di aspettarmi che lei sia come la voglio io, che si possa fare un'equazione. Tanto amore, tanta vita insieme. No, l'amore viene per sconvolgerti. Ma l'amore è il richiamo del profondo della tua interiorità, non per star con lei, ma per creare la nuova tappa dell'evoluzione. Chi fa i bambini? L'eros. I bambini non lo fa lo sperma che si incontra con l'ovulo, li fa il fuoco, lo fa il fuoco che fa sì che esca lo sperma. Allora, questo stato erotico è qualcosa che quando implode, implode per farti fare il prossimo tappo evolutivo, per far sì che tu faccia un bambino interiore, per far sì che tu diventi il Gianvito che ancora non conosce. A questo serve l'Eros. Se riesci a viverlo gestito in una relazione del focolare, benissimo. Ma quando divampa la passione, non la puoi controllare, non la puoi gestire. Non puoi stabilire che lei si comporti come pensi tu. Non puoi stabilire è che lei ingestibile. è ingestibile. E proprio perché è ingestibile, si chiama passione. Quindi queste sono le due voci dell'amore. O Ma l'amore che è destinata a spegnersi, da quello che può spegnersi da un momento all'altro. Lo dice molto bene Proust, no? Quella malattia che chiamiamo amore, dici. che mi ha E se devi portato. so Perdonami, Giuliano diceva, e se questa passione la sopprimi, la devi sopprimere? Io non ho mai visto qualcuno dire che la sopprimeva e la soppressa. Mai, mai. Ho visto tanta gente che passava anni a dire che la sopprimeva, pronto a ritornarci la volta dopo, più appassionato di prima e più tormentato di prima. È l'amore che conduce te. Puoi fare cazzate, puoi fare follie, puoi sbagliare, ma fa parte dell'essere umano. Ascolta, Alessandro Haber, lo conosci? Sì, il nostro grande attore Haber ti chiede, ma tu, da quello che ho capito, chiedi se non va mai in crisi e se tu vai in crisi a chi ti rivolgi? Hai sempre una soluzione. E poi ci mette un bicchiere di vino e un cuore. Grande Ale, ciao. Grande, grande Alessandro, la crisi quando arriva è nel buio. Nel freddo, nel gelo, nel profondo della terra, sogna la spiga che verrà. E aggiunge queste parole: e per questo la fa. E per questo la fa. Quindi Novalis introduce un concetto pazzesco: che sognare porta a fare i fatti. Tu stai male? Bene, adesso sogna. Cosa sogni? Sogna quello che ti va, ma sogna. Sogni un deserto con i beduini, ti stai perdendo, ti danno la borraccia con l'acqua. Sogna. Del resto, la notte andiamo a letto a dormire, l'energia sognante, chiamiamola così, scende in campo. Vero. Scende in campo. Ti piace o non ti piace il sogno, il tuo parere non conta niente. A volte è un incubo, gli incubi sono molto positivi, molto importanti, perché spaccano schemi mentali. Perché? Perché Perché? spaccano gli schemi mentali, sa, Cosa dottore. intendi per spaccare lo schema mentale? È quello che ha detto il nostro amico poco fa, no? Sì. Morelli, come faccio a trovare i talenti? Ma i talenti ci sono, mica li devi trovare. Comincia a non dirti niente, comincia a non chiederti niente e comincia a sognare. Non aspettarti niente, aspettare senza aspettative, molta pazienza. Non è successo niente? Bene. Il seme nascosto nella terra fa il germoglio quando deve farlo. Ci sono piante grasse che fanno il fiore dopo 20 anni. C'è qualcosa dentro di te che sta facendo Gianvito. Lo sta facendo a modo suo. Tu puoi accondiscendere o omologarti nel pensiero comune. Più ti distanzi, più incomincia la battaglia, più comincia l'ansia, le paure, la depressione. È così. Ascolta, vabbè, qui ci fanno i complimenti. Questo spazio web è uno dei modi migliori per occupare una porzione del nostro tempo durante la quarantena. Tiene, ma cerchiamo di imporci a farlo. Grazie. L'ansia anticipatoria non esiste, c'è l'ansia, no? Allora, la bella domanda quando arriva l'ansia è questa. Tu prima mi domandavi, Gianvito, no?
come reagirà l'italiano medio in questi giorni. No? Io cosa ti ho risposto? Che l'italiano medio è, non esiste. Se esistesse l'italiano medio sarebbe un imbecille. Cosa vuol dire? Tu non sei nato per essere la media di qualcuno. Certo. Non sei nato per assomigliare a qualcuno. Certo. Quindi se sei come l'italiano medio devi preoccuparti. Perché vuol dire certo. Che la pensi come tutti gli altri e che quindi tu è non chiaro. Allora, l'ansia perché viene? Perché io spesso voglio assomigliare all'italiano medio. Voglio essere come tutti gli altri. Qualche giorno fa RTL, no, un po' di tempo fa, ha chiamato un signore e ha detto... Vede, io soffro di eiaculazione precoce e vorrei liberarmene. Mi dia un consiglio. E io gli ho detto queste parole. Ringrazi Dio. Dico, lei crede in Dio? Ma sì, certo crede in Dio. Lei ringrazi Dio che le ha mandato l'eiaculazione precoce. Ma perché? E pensi, l'eiaculazione precoce le sta dicendo. Finiamo in fretta che questa non mi piace più di tanto. Giusto? Guarda che tu non stai facendo l'amore come piace a te. Non stai, stai facendo l'amore secondo lo schema. Quanto mi rimane duro, la faccio godere, sono bravo, mi fai complimenti. Non stai facendo l'amore. Stai facendo l'amore con un modello mentale. Che razza di persona sei diventata? Ma come fa l'inconscio a fartelo tirare se tu sei diventato uno come tutti gli altri? Hai ragione, perché io pensavo di prendere anche il Viagra. Il Viagra è peggio ancora. A cosa ti serve fartelo tirare con una che non ti piace? È una pazzia, giusto? Chiaro. Allora, io avevo in cura un po' di tempo fa un signore che aveva l'eiaculazione precoce. Gli dicevo, ma quando è da solo? Quando sono da solo fammi tira. Ah, bene. E che fantasie fa? Faccio la fantasia, per esempio, di essere molto volgare con una donna. Può farlo. Tutti quelli che soffrono di eiaculazione precoce si trovano in genere una donna gelida, che li punisce, che li colpevolizza. No? E questo signore un giorno, lui non riusciva a fare l'amore con questa partner, un giorno ha preso... Insomma, gli è venuto in mente le cose, ci siamo andati in un colloquio, salendo l'ascensore, ha incominciato a sentire una certa erezione e sul pianerottolo è saltato addosso a questa sua compagna e lì non ha avuto l'eiaculazione precoce. Vedi? Era il terrore che passasse, ma ero libero, le dicevo anche delle volgarità, no? E a lei piaceva molto. Allora, vedi nell'ansia, non l'ansia per qualcosa che deve capitare, non l'ansia perché sei sbagliato, vedi l'ansia come un'energia primordiale, antica. Le cose che non dipendono da te sono sane. La depressione non dipende da te, è sana. Perché non dipende da te? Quello che non dipende da te viene da lontano. Allora tu incominci a vedere l'ansia come una compagnia, una donna da accogliere, la tua donna. Perché l'ansia viene per dirti guarda che stai usando un atteggiamento mentale sbagliato, guarda che ragioni troppo, guarda che sei troppo duro con te stesso, guarda che vuoi essere troppo perfetto. Chiaro. Cambia la partita, no? Cambia totalmente la partita. Ti trasforma. Avevo in cura una signora che soffriva di attacchi di panico, per cui la dovevano accompagnare al lavoro, la dovevano riportare a casa. E un giorno in una seduta le ho detto, ma chiude gli occhi e immagini una cosa che le piace per davvero. E come tutti rispondeva, ma non saprei, proprio non avrei la minima idea, ma provi. Ah sì, una cosa che mi piaceva tantissimo da ragazzina era ballare. Andavo in discoteca e ballavo scatenata, in modo molto seduttivo, no? Cioè ballavo facendo vedere le mutandine, li eccitavo e poi tornavo a casa. E gli ho detto, questo può farlo anche da sola davanti allo specchio se vuole. E ha incominciato così. Lei che non usciva di casa da sola, ha incominciato ad avere questa immagine. Lei che ballava e gli uomini la desideravano. Una sera l'ha chiamata una sua amica, un sabato sera il marito era via, è andata con questa sua amica a ballare. La sua amica alle 1:30 ha detto, io devo tornare a casa, è rimasta lì fino alle 5. È tornata in tutti da sola, no? Questo per dire, no? Non è che è sempre così, ma per dire che ci sono poteri magici dentro l'anima, dentro la psiche, che noi blocchiamo con la nostra visione del mondo, la nostra visione omologata. E io e Michael ci siamo soffermati moltissimo sul fatto che a una certa età, 50 anni, dobbiamo aver imparato a vivere le relazioni. Il pericolo è sempre in agguato, l'uomo narcisista. E rispondo a delle mail che mi sono arrivate, per esempio quella di Lena, che ha incontrato 3 anni prima un uomo con il quale è uscita. Inizialmente sentiva un grande interesse di lui nei suoi confronti, molto affettuoso, molto gentile, molto disponibile, ma non ha ascoltato una sensazione che provava nel petto, un senso di fastidio. Il narcisista è molto gentile, molto formale, ti ascolta, ma non ti ascolta come pensi tu perché gli interessa le cose che dici, ti ascolta per prendere informazioni sulla tua vita, fino a che poi scende in campo, aggredendoti, svalutandoti, punendoti, facendoti sentire in colpa, ti fa sentire sempre sbagliata. E Elena si fa questa domanda, no? Dice, aiutata da una mia amica, no? Dopo anni di sofferenza, 2 anni, 2 anni e mezzo, mi sono allontanata da lui. Ho avuto poi una relazione, ma niente di che. Adesso lui si è rifatto vivo. Cerchi la giovinezza? La vuoi la giovinezza? Stai lontano da queste persone, soprattutto quando ritornano. Perché quando ritornano, non è come puoi pensare tu perché gli piaci molto, perché ti desiderano ancora tanto, perché sono innamorati di te, perché hanno capito gli errori che hanno fatto quando ti svalutavano. Tornano semplicemente perché non hanno trovato un'altra vittima e soprattutto perché con te era già riuscito il gioco
di toglierti la stima di te. È più forte di questi soggetti il bisogno di distruggere, ed è in secondo piano il bisogno di amare, di creare qualcosa insieme. Tutto è coperto dalla volontà di distruggere l'altro. Io penso che i 50 anni per una donna sia l'inizio della vera vita realizzativa. Perché? Perché andando avanti nel tempo si impara a vivere, si impara a smettere di vivere di illusioni, si impara a fidarsi di più di se stessi, di accettarsi così come siamo. Sapete che il cervello, quando noi ci accettiamo, libera sostanze creative, terapeutiche, libera le endorfine, libera le sostanze del piacere, purché però non si crei in noi l'ossessione di una figura distruttiva. La domanda da farsi quando incontri una persona è: mi trovo bene? Mi piace? Cosa sento? Cosa desidero? Tenete presente che molti dei lati negativi del narcisismo si rivelano presto. Per esempio il fare domande sulla tua vita privata, sulla tua vita intima. Per esempio il farti le sorprese sotto casa. In realtà sono tutti modi per creare avvistamenti, per controllarti. La giovinezza è sinonimo di libertà. Se uno dovesse dirmi cos'è la grande conquista della maturità, occuparsi della propria libertà, di realizzare ciò che desideri. Insieme a un altro o un'altra, benissimo, ma a patto che tu ti senta a tuo agio e che non ti deleghi alla dipendenza. Siamo due esseri diversi che uniscono le loro affinità. Se uno o l'altro diventa il dominatore, senza saperlo invecchiamo, perché libertà e giovinezza crescono insieme.